Il 31 di gennaio si è chiuso anche il mercato di Serie C, ma quali sono stati i miei ricordi? Ecco la top 5. Raffaele Maiello e Cristian Galano al Bari. Un doppio acquisto per Cristian Galano, si tratta di un ritorno. Valore di mercato Transfermarkt 400.000 euro. Arriva in prestito con obbligo a determinate condizioni dal Pescara. Oltre 300 presenze in Serie B, ma soprattutto 182 gare e 47 gol con il Bari. Raffaele Maiello, forse uno dei migliori acquisti, usato sicuro, centrocampista classe 91, cresciuto nelle giovanili del Napoli, con il quale ha giocato anche in Serie A, dove vanta 46 presenze, 266 invece quelle in B. Arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione da Frosinone. Rimaniamo sempre nel girone C, quello del sud. Pietro Iemmelo torna nella terza divisione italiana. Prestito secco, va a Catanzaro, nella sua Catanzaro, dove è nato, 33 presenze in A, 113 con 33 gol in B per l'ex Sassuolo. Quel passo nel girone A è quello di Jacopo Desi, che scende di due categorie, lui che infatti ha iniziato l'anno con il Venezia, poi messo fuori rosa, una sola presenza in stagione, firma un contratto fino al 2024, oltre 200 presenze in Serie B, 4 in A per il nativo di Atri. L'unico straniero di questa lista è Dominic Frisa, valore di mercato 1.200.000 euro. Svincolatosi dal Barnsley, arriva a Cesena nel tentativo di acciuffare quelle due di testa, la Reggiana e la Modena, classe 93 di Graz, austriaco, quindi 14 presenze e 2 gol nella Championship di quest'anno, che vanno aggiunte a 83 presenze e 18 gol nella Bundesliga austriaca. Chiudiamo con un doppio colpo in casa Modena, due attaccanti, Luca Magnino, valore di mercato 600.000 euro, arrivato in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni dal Pordenone, 18 gol e una rete quest'anno, la prima in Serie B per lui, che però nonostante la giovane età, stiamo parlando di un classe 97, ha già 110 presenze in Serie C da 53 in B. A Modena arriva un altro attaccante, anche Samuele Longo, grandissima esperienza la sua, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, ha girovagato il mondo con ottime esperienze anche in Spagna, classe 92, valore di mercato 400.000 euro, un po' sceso rispetto al passato, ma può vantare 48 presenze in A, 53 e 8 gol in B e 17 presenze e 4 reti nella Under 21 italiana. Quest'anno ha giocato solo 9 partite, mettendo una rete a segno dal Vicenza. Arriva in prestito con diritto di riscatto. Anche questo video è giunto al termine. Io vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, mettere like al video e magari commentando con il vostro colpo del mercato di Serie C o con un'altra idea per un prossimo video.